Il ponte sul Trebbia, chiuso per lavori di ristrutturazione da mercoledì 31 maggio, sarà riaperto al transito sabato 9 settembre, in anticipo rispetto alla data prevista in precedenza, ovvero il 13 settembre. Alle ore 16, infatti, è previsto il taglio del nastro a cui prenderanno parte il presidente della provincia Francesco Rolleri, la vicepresidente Patrizia Calza, i rappresentanti dei comuni di Piacenza, Calendasco e Rottofreno e le autorità. Grazie al lavoro molto intenso che è stato svolto dall'impresa appaltatrice e subappaltatrice riusciamo ad aprire in anticipo, esattamente in 101 giorni, anziché nel 105 che erano stati contrattualmente previsti. In particolare si aprirà sabato pomeriggio alle 16. Ma a che punto sono arrivati i lavori? Sono in fase di ultimazione i lavori di stesa dello strato superiore di pavimentazione bituminosa, cioè diciamo l'asfaltatura superficiale. Dopodiché nella giornata di domani verranno eseguite alcune prove di tipo dinamico e statico, funzionali a verificare la corretta esecuzione delle strutture portanti della parte nuova realizzata. Saranno poi realizzate le strisce della segnaletica orizzontale e infine rimosse le barriere che impediscono attualmente l'accesso al cantiere. I cittadini potranno quindi tornare a percorrere il collegamento principale tra Piacenza e tutta la parte occidentale del proprio territorio, mentre bisognerà attendere la fine del mese per testare una delle novità riguardanti la rinnovata struttura. Si metterà a disposizione dell'utenza la carreggiata, intesa come percorso veicolare, come parte veicolare della strada, come da contratto, con l'esclusione per il momento della pista ciclabile che sarà completata, riteniamo, entro il mese. In questi giorni è in fase di collocazione l'illuminazione della pista ciclabile costituita da coppie illuminanti a LED posizionati all'interno della sovetta. L'attesa è finita, il ponte sta per tornare.